Buonasera, buonasera amici di 7 Gold, ben ritrovati con diretta stadio speciale Champions League. Ci racconta la Juventus, Valerio Pavesi. Ciao Valerio, ben ritrovato. Buonasera Paolo, buonasera a tutti. Andrei con le formazioni ufficiali perché le partite sono la cosa più importante di questa serata. Valerio, con te, Juve-Barça. Allora, partiamo dai nostri avversari. Il Barcellona di Koeman scende in campo con un 4-2-3-1, Neto in porta, difesa 4 da destra a sinistra, formata da Sergi Roberto, Araujo, Langlet e Jordi Alba. Linea mediana invece troviamo De Jong e l'ex Miralem Pjanic. Sulla tre quarti Griezmann, Pedri e Dembélé in attacco. Lionel Messi. La Juventus invece risponde con un 3-4-3. Szczęsny in porta, la difesa confermata a 3. Demiral a destra, Bonucci in mezzo e Danilo a sinistra. Centrocampo da destra a sinistra, Cuadrado, Bentancur, Rabiot e sul versante sinistro del campo oggi gioca Kulusevski. Attacco a 3 con Chiesa a destra, Morata al centro e Dybala a sinistra. Due volte in attenzione, giorni, Messi in area di rigore, il tiro e c'è Bonucci che salva tutto e mette il pallone in calcio d'angolo. Partita che è iniziata da 1 minuto e 10 secondi, corriamo subito un grosso rischio. Demiral sulla lunetta del calcio Cosa d'angolo, fatto, Demiral? Un passaggio centrale assurdo e il pallone carambola sui piedi di Messi che può concludere in porta, ma Bonucci salva tutto e il pallone in corner. Seguiamo questa e ci fermiamo, vai Valerio. Messi sempre sull'asse sinistro, nel pallone centrale per Pjanic, parte il destro, Szczęsny riesce a deviare in qualche modo, ancora Messi, parte il cross dentro l'area di rigore, De Jong spizza ma ancora Pjanic dentro l'area, attenzione Griezmann il sinistro palo, mamma clamoroso mia. Barcellona vicinissimo al gol, Dembélé, attenzione subiamo tantissimo in questa circostanza, fallo su Rabiot, ma che pericolo ragazzi. Quello che volevo sottolineare è che Demiral ha fatto una cosa allucinante, cioè dalla linea del calcio d'angolo mettere un pallone dentro l'area di rigore a fornire un assist del genere, un abbaglio tremendo, è più grave dell'errore di Bernardeschi che ha fatto nel fine settimana, insomma. Quello non si è stato micidiale. Situazione che in questo momento è in stallo, Juve che si è dimostrata abbastanza bloccata in questa prima parte di gioco e il Barça che in questo momento è in possesso del pallone con l'ex Pjanic apre sulla sinistra, l'anticipo da parte di Cuadrado, riparte Dybala sul versante destro del campo, viene fischiato un fallo, calcio di punizione per la Juve. Federico in Belgio. Rete, rete, attenzione, ha segnato il Barcellona con Dembélé su un tiro da fuori area che è stato anche leggermente deviato. La Juve purtroppo in questa circostanza non ha chiuso l'iniziativa del numero 11 e il Barça è avanti. Barcellona in avanti ragazzi, oserei dire anche meritatamente per quel che si è visto in questo quarto d'ora di gioco. Sì, sì, fortuna, è stato deviato. Adesso vediamo. Sfortuna, anzi. Per sì, abbastanza. Da Chiesa, se non da sbaglio. Chiesa. Mi sembra da Chiesa, da, in un primo momento. Anche a me pare Chiesa, sai. Attenzione, campo aperto per Morata. Morata, Morata, è solo Morata! Incredibile! Eccolo! Rete! Fuori gioco. No, fuori gioco, fuori gioco. Attenzione, anzi, fallo di mano di Alvaro. Però mi sembrava che avesse toccato con la mano sulla respinta. Poi c'è pure fallo di mano. Secondo me ha fischiato il fallo di mano, ragazzi. Non vorrei fuori dirvi... gioco e fallo di mano. Tutte e no, no, si riparte. Gol annullato. Fuori parte da là, fuori gioco. Ma dopo il gol sembrerebbe che c'è stata una reazione, però io non capisco perché tutte le volte che dobbiamo iniziare a giocare dobbiamo prendere la sberla, dobbiamo prendere il gol. La partita è iniziata proprio con un atteggiamento molle, senza nessuna grinta, e poi improvvisamente si sono rimessi a giocare. Attenzione, Griezmann dentro l'area di rigore, Messi, Messi il sinistro, pallone fuori. Cuadrado, rete, rete, non ci posso dire. Anche questo. Dicono già no, dicono già no, dicono già no, Alvaro Morata aveva concluso, sì. Fuori gioco, mezzo metro. Fuori gioco, Juve ancora in gol, ma ancora giustamente annullato. Dobbiamo sicuramente rimetterci in pista perché sui contropiedi loro sono micidiali. La nostra difesa non chiude e Griezmann è andato vicinissimo al gol, o meglio, non ha tirato quando aveva praticamente la porta spalancata. Lo rivediamo, Dembélé una prima conclusione, Szczęsny miracolo. Poi retropassaggio per Griezmann che non tira clamorosamente, poi riesce a tirare ma ormai Szczęsny le aveva chiuso lo specchio e l'azione sfuma. Barcellona vicinissimo al secondo aveva gol. Aveva davanti anche Griezmann, il mondo. Griezmann ha visto dietro la porta la maglia di Valerio. E due gol. Due gol annullati, ma è una Juve che purtroppo non c'è con l'atteggiamento, non c'è con la grinta,
Bentancur in mezzo al campo non sta impostando come dovrebbe, Rabiot fa la fase di interdizione ma non è supportato. Ah, gioca Rabiot? Non ha praticamente toccato un pallone. Ecco. Kulusevski anche lui si è visto poco, vabbè, ma non è che può sempre risolvere le partite lui, e Chiesa dall'altra parte completamente inesistente. Ci affidiamo a una ripartenza nel secondo tempo come contro il Verona, cioè, speriamo questo perché non vediamo margini di miglioramento in questa prima fase. Attenzione! Quadrato Morata re! No, non mi dire che è fuori gioco, non mi dire che è fuori gioco, è fuori gioco. È fuori gioco perché... Attenzione, allora, c'è il VAR in corso. C'è il VAR in corso. Mi sembra troppa l'attesa per questa, in questa circostanza. Fuori gioco. Avete visto, purtroppo anche in questo caso non è andata bene. Tripletta di Morata in fuori gioco. Roba di millimetri, grandissima, ma era roba di millimetri. Ma non c'è la reazione, cosa che invece ci aspettavamo in questa ripresa, almeno a livello di carattere, no? La Juve sta subendo ancora, Barcellona vicinissimo, attenzione perché seguiamo questa azione, Messi, il pallone sul versante sinistro, Jordi Alba, attenzione Messi, entra dentro l'area di rigore, Pedri, il pallone fuori, non si può subire così. Attenzione ancora al Barça con Pedri scatenato, dentro per Griezmann, il colpo di tacco, attenzione, Pedri, Messi dentro l'area di rigore, succede di tutto, non riusciamo a uscire, poi libera Cuadrado, ma che disastro ragazzi. Attenzione, ripartenza. Proviamo a uscire, dai ragazzi, dai, crediamoci, Chiesa e lancio per Morata, tutto sbagliato, tutto Danilo, sbagliato. Un po' alla rinfusa, eh? Tutto sbagliato. Sì, no, ma, ma butta dentro. Attenzione, dentro per Rabiot. No, mamma mia. Cioè, ma questa proprio, no ragazzi, non chi si può tirare così. Ah, che brutto. Non Rabiot. Si può tirare così. Grandissimo comunque l'assist questa volta di Morata, che io lo definirei, come ha detto anche Marcello, il migliore in campo della Juve, perché senza dubbio sta facendo veramente delle cose anche molto belle a livello di assist. Ma soprattutto spiegalo pure Paolo, perché no, bruttissimo. Cioè, guardate il lancio di Bonucci centrale che ha perso palla, una cosa inguardabile. Ansu Fati va a terra. Rigore, di rigore, c'è calcio di rigore per il Barcellona, ma ragazzi, cioè, è una cosa veramente Juve in disarmo, ragazzi. Inguardabile soprattutto questa. Ma non ci voleva un indovino, si è visto sin dall'inizio. Dopo commentiamo, Valeri. 89-90 in questo momento, 5 minuti di recupero. Calcio di rigore per il Barcellona, batte Messi in rete. 2-0. Non racconta bene le partite. No, allora, essendo schierato nella parte di quello che comunque ha voluto aspettare, avere pazienza, dare il tempo necessario, perché comunque è giusto in tutte le cose, ma non solo per la Juve, ma in tutte le cose della vita ci vuole il tempo per costruirle. Qui bisogna iniziare un attimino a fare un punto e dire cosa possiamo fare, perché comunque effettivamente se non c'è un'idea in mezzo al campo, lascia stare che stasera le ali hanno completamente deluso, perché comunque Kulusevski non ha mai giocato così male dall'inizio del campionato. Facciamo affidamento su di lui dalla prima partita, ha fatto sempre bene, è chiaro che non le può fare bene tutte, però è quello perché che... un ragazzo di 20 anni e buttargli addosso tutte le responsabilità sul primo anno in una grande non è neanche facile. Quello che non c'è è proprio un'idea in mezzo al campo, non c'è proprio un'idea, una verticale, un'illuminazione, niente. Valerio Pavesi ci ha raccontato la Juve, grazie Valerio. Grazie a voi, buonanotte a tutti. Allora.